Di sera, era tardi, mi arriva la telefonata di una giornalista del TG5 che mi informava che al largo di Cetraro era stata ritrovata una nave affondata che presumibilmente, quindi siamo nel campo delle ipotesi, era questa maledetta Guski. Da quel giorno la nostra città, perché non ci prendiamo in giro, si parla sempre di Cetraro, è entrata nel vortice mediatico che l'ha piegata, ne ha piegato l'economia, ne ha piegato l'immagine, ha piegato le aspettative dei nostri pescatori che stasera sono qui numerosi e che hanno fatto bene a chiedere che questa manifestazione si tenesse sul loro molo. È stato un incubo dal quale a distanza di un mese non riusciamo a uscire. A noi non interessa sapere cosa c'è in quei fondali. A noi non interessa sapere se quella sia la Kunski o altra nave. A noi non interessa sapere se le ipotesi che in questi giorni stanno circolando rispondono a verità o no. A noi interessa soltanto sapere se il governo ha intenzione di venirsi a prendere quell'incubo e portarselo via. Non ci sono altre soluzioni. Né vi prego, come siamo abituati a fare noi calabresi, di costruire filosofie e retropensieri su questa vicenda. Noi dobbiamo volere con tutte le nostre forze per ricominciare a respirare in questa città e nel nostro territorio, che è il governo a cui spetta questa competenza, perché se fosse spettata al comune l'avremmo già tolta, se fosse spettata alla provincia l'avrebbe già tolta, se fosse spettato alla regione Calabria l'avremmo già rimossa. Sono 30 giorni che non riesco ad avere contatti neanche con un sottosegretario, neanche con un capo della segreteria politica del ministro, e io sono uno che di solito riconosco, come ho già fatto anche a questo governo, i meriti quando ce li ha, perché quando rappresentiamo le istituzioni rappresentiamo tutti e nei rapporti dobbiamo essere seri, leali e onesti. In altri momenti la nostra città ha vissuto, come dire, fasi preoccupanti e noi abbiamo riconosciuto al governo, a questo governo, di essere stato celere e, come dire, impegnato nella soluzione. È capitato quando volevano sopprimerci la brigata della Guardia di Finanza e all'epoca l'onorevole Iole Santelli fu brava, riuscì a strappare un impegno al governo Berlusconi. Ma in questa vicenda sentiamo solo solitudine e i nostri pescatori sentono solitudine. Noi parliamo dei pescatori e non di tutta la filiera, perché i primi a subire l'onda di questa tragedia sono loro. Poi ci sono certamente i ristoratori, gli albergatori, i commercianti, ogni tipo di attività economica, ma guardate che chi sente avverte per prima questa nefasta fase della loro vita sono i nostri pescatori. Le loro barche sono ferme, li vedo il giorno quando tentano di vendere un grammo di pesce e non ci riescono. Eppure noi non dobbiamo farci prendere dalla psicosi e dalla fobia del pesce. Io lo mangio e, come dire, in questa fase lo mangio più intensamente delle altre volte. E io credo che noi tutti dobbiamo aiutare questa categoria, lo dico ai miei cittadini, cerchiamo di dimostrare solidarietà in questo momento. Sono 20 anni, ammesso che sia quella la nave, sono 20 anni che c'è e forse più nei nostri fondali.
non facciamoci prendere dalla paura. Le analisi sono state fatte più volte nei nostri mari. Le ha fatte l'ARPACA, le ha fatte l'ASP, le abbiamo richieste noi. Insomma, se finora non è saltato mai nelle verifiche la presenza di radionuclidi, non vedo perché dovremmo avere paura. È un atto coraggioso quello che io sto facendo in questo momento. E mi rendo conto che tra voi la paura serpeggi, e credo che sia anche giusto che serpeggi. Però, facendo un ragionamento logico, questa paura noi la dobbiamo vincere. La dobbiamo vincere e dobbiamo ridare ossigeno alla nostra economia. Il 14 luglio abbiamo inaugurato questo porto. È stato il giorno in cui abbiamo dato una spallata a 57 anni di storie negative. Dopo neanche un mese, due mesi, questo porto è come se lo avessimo riempito di nebbie, perché non ci servirà a nulla. Non ci servirà il lungomare che partirà fra una settimana. Non servirà nulla di nulla se il Presidente del Consiglio, al quale io riconosco determinazione nelle scelte, non viene qui a riprendersi quella nave. E io vi prego di far passare questo messaggio, solo questo messaggio e non altro. Dopodiché discuteremo di ogni cosa, discuteremo delle responsabilità. Come mai questa nave dopo un mese ancora sta lì? Perché molti di noi si sono chiesti in questi giorni, e ho finito, ma se questa vicenda si fosse verificata a Portofino o a Rimini, quale sarebbe stata la reazione del governo? Io credo che neanche in 24 ore avrebbero rimosso l'incubo. E siccome questa terra è una terra isolata, e io da qui voglio anche dire